Ragazzuoli, ciao a tutti, vigilia a tutti gli effetti di Juventus Cagliari, che per l'amor di Dio, io continuo sempre a ribadire che è meraviglioso che neanche il tempo di riprendersi da una partita che mancano già un paio di giorni a quella successiva. E infatti siamo già subito proiettati ad un giorno da Juventus Cagliari, anche se ovviamente c'è sempre quel filino di rammarico, di tristezza, chiamiamolo un pochino come ci pare, ma fondamentalmente quello è riguardo Gleison Bremer, ma lì purtroppo c'è poco da fare, ci dobbiamo, per quanto sia brutto dirlo, solo ed esclusivamente fare l'abitudine, tanto nel momento in cui si è fatto il crociato anteriore purtroppo sappiamo che bene o male la stagione 2024-2025 è pressoché bollata. È inutile anche sotto certi punti di vista piangere sul latte versato e guardare al futuro, certo con la consapevolezza che abbiamo perso uno dei migliori della rosa, sicuramente il miglior centrale della Serie A, probabilmente, mi sento di dire, anche quasi sicuramente uno dei centrali più forti al mondo. Però come al solito sempre massime ed estrema fiducia in Thiago Motta e soprattutto nel gruppo che Thiago Motta sta di giornata in giornata plasmando sempre più, e l'esultanza al 2-3 è abbastanza simbolico, no? Dove tutti i giocatori vanno ad abbracciare Thiago Motta, Thiago Motta pazzo che corre verso Consensao, il clima che si sta respirando all'interno della Continassa lo sappiamo tutti, quindi ovviamente enorme fiducia. Certo è enorme fiducia senza il miglior centrale della Serie A e uno dei più forti al mondo, però purtroppo questo è, e per quanto sia brutto da dire, purtroppo fa anche parte del gioco. E in questa determinata circostanza infatti mi voglio soffermare quantomeno su un paio di aspetti positivi che ci giungono per quanto riguarda quantomeno la sosta delle nazionali. Qualche recupero no, nel momento in cui alla fine Timothy Weah è già ampiamente recuperato per la partita di domani, e continuiamo ad essere sempre noi in quella fase di limbo dove uno va, uno torna. Averli tutti quanti, beh, che purtroppo ormai sempre in virtù di come è iniziato il video, averli tutti quanti in questa stagione sarà impossibile. Però anche per quanto riguarda gli esterni, no? Torna Consensao, riparte Weah, torna Weah, Nico Gonzalez ti salta praticamente tutto ottobre, speriamo che possa tornare per l'ultima di ottobre, quella contro l'Inter, però a grandi linee ci siamo capiti, e quindi lui per forza di cose non recupererà durante la sosta, dato che ha già recuperato. Si diceva dovesse recuperare Arkadiusz Milik, ma pure lì un giorno prima di Lipsia Juventus, se non il giorno stesso, ci è stato detto che il giocatore mi pare verrà addirittura nuovamente operato. E quindi tanti saluti, con l'augurio che Giuntoli possa fare un bel lavoro durante il mercato invernale tra il difensore, ma soprattutto mi sento di dire per il numero 9, che almeno per il difensore qualche alternativa ce l'hai, per il numero 9 è un bel ciao ciao con la manina, ecco. E quindi bene o male ci siamo capiti. Però riguarda quantomeno due giocatori abbastanza importanti, uno cardine, l'altro che secondo me potenzialmente lo potrebbe diventare vedendo le prestazioni che sta facendo da un mesettino buono a questa parte, che per grazia divina non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Quello più importante di tutti obiettivamente è Dusan Vlahovic, che già non aveva fatto con la Serbia la passata sosta delle nazionali in quella circostanza lì per motivi familiari. Poi cosa sia realmente successo non si sa, se erano davvero motivi familiari speriamo semplicemente che siano stati risolti nel miglior modo possibile, che non sia capitato nulla di grave assolutamente. Mentre invece in questa determinata circostanza, proprio per scelta perché l'altra volta aveva deciso di paccare, come si dice in termine tecnico, non lo so, ma io sinceramente dico anche speriamo facessero la stessa identica cosa anche per quella di novembre, sinceramente sarebbe il massimo, perché almeno avere la possibilità di tenere alla Continassa bello lì, calmo, tranquillo, un giocatore come Dusan Vlahovic, dove se prima ti basavi su Vlahovic e Bremer, adesso purtroppo ti devi basare solo su Vlahovic, che tra le altre cose, vedendo quelli che sono i problemi di reparto, è fondamentalmente costretto di fatto a giocarle tutte quante.
Almeno lo tieni bello lì, tranquillo, lo piazzi in una bella camera iperbarica, lo tiri fuori alla vigilia di Juventus-Lazio. Tutti belli, tutti tranquilli, tutti sereni, ma che al di là di tutto, questa qui, secondo me, è davvero una bella notizia, considerando anche quello che solitamente è lo storico dei giocatori juventini quando vanno in giro per le nazionali, dove magari ne partono 10 e ne tornano 7, se va di culo. Almeno quello che deve essere il pilastro, il leader a tutti gli effetti, a maggior ragione ora visto l'infortunio di Bremer, ce lo possiamo tenere. E quell'altro, anche a sorpresa, ma vedendo sinceramente quello che è il roster della nazionale, anche fino a una certa, tutto sommato, è Pierino Kalulu, che inizialmente aveva fatto qualche minutino da terzino, poi contro il Genoa era stato messo per la prima volta come difensore centrale, subito confermato 3 giorni dopo in quel di Lipsia, dove ha fatto un'ennesima partita monumentale. E adesso, anche qui, soprattutto vedendo quello che è il problema che ha coinvolto Gleison Bremer, io questo qui sinceramente me lo aspetto con un'importantissima continuità da questo momento in avanti, e sinceramente non può essere altrimenti. Tanto vuoi o non vuoi, l'abbiamo anche visto proprio nella situazione in cui Bremer si è infortunato, magari c'era la possibilità di mettere dentro come uno come Danilo, che in una partita di Champions, con la sua esperienza, con la sua leadership, tutto sommato, perché fino a prova contraria si continua a parlare del capitano della Juventus, qualcuno, no, avrebbe potuto dire: beh, è presto detto, entra Danilo. No, no, entra Gatti con Kalulu e fanno un'altra ottima partita, e quasi sicuramente sarà quella lì la coppia di difensori centrali titolari per la stagione 2024-2025, purtroppo. E anche qui la possibilità di poter tenere l'altro punto cardine della difesa assieme a Federico Gatti lì bello tranquillo alla Continassa, sinceramente così tanto male non è. Anche perché poi, purtroppo, se ci andiamo a riflettere, tutti gli altri rischiano di essere convocati in giro per il mondo. C'era andata anche abbastanza bene, no? La sosta di settembre, dove era rimasto con Conceição, che puntualmente si era fatto male. Erano rimasti in linea di massima tantissimi giocatori, dove Thiago Motta aveva avuto la possibilità di allenare nell'arco di quelle 2 settimane un'importante fetta di rosa della Juventus, mentre invece adesso purtroppo, per fare anche un semplicissimo recap, Di Gregorio rischia di venire convocato, anche il portiere sposta fino a una certa, che presumibilmente anche qualora dovesse venire convocato Di Gregorio, per me nella migliore delle ipotesi farebbe 45 minuti, ma forse Savona, Rui, compagnia cantante, sicuramente. Con l'Under 21, Cambiaso, stessa identica cosa. Fagioli, per fortuna. Douglas Luiz, no, un altro giocatore che speriamo che dopo l'ennesima sosta, dove avrà la possibilità di macinare, di ingranare all'interno della Continassa a partire da Juventus-Lazio, possa trovare della centralità superiore rispetto a quella ottenuta fino a questo momento, sperando che quantomeno non entri più e dopo 2 minuti causi un calcio di rigore che, vabbè, lascia abbastanza il tempo che trova, ma in linea di massima ci siamo capiti. Poi dopo, ovviamente, anche là davanti, se pensi a Yıldız, Ueah e McKennie, che verranno convocati dagli Stati Uniti. Koopmeiners sinceramente non lo so, Koopmeiners sinceramente non lo so, ma non mi stupirebbe per nulla qualora venisse convocato, perché comunque solitamente è sempre molto nel giro della nazionale olandese. Nico Gonzalez purtroppo non verrà convocato, ma dallo stesso tempo non si potrà allenare, vedendo che starà fuori tutto il mese. E quindi di materiale umano ce ne sarà molto poco a questo giro, però sicuramente è molto importante che parte dei pochi siano i vari Kalulu. Io mi sento da aggiungere anche Douglas Luiz, mi sento da aggiungere soprattutto Dusan Vlahovic. E quindi dai, dobbiamo iniziare, no, ad aggrapparci a queste piccolissime notizie positive che ci giungono. Perché ci dobbiamo non solo ed esclusivamente concentrare su quelle tristi, rivangando il passato, pensando a chi purtroppo nell'arco della stagione non avremo più, non ne usciamo mai. Perché comunque anche bisogna avere la consapevolezza che la partita di Lipsia ti ha fatto capire che, nonostante tutto, sei una squadra forte, e anche quando tutto ti gira male, hai le potenzialità per ribaltare un risultato
nonostante tu abbia giocato per 40 minuti praticamente in inferiorità numerica, e quindi pedalare su quello. Poi, sempre in virtù di quelle che sono le capacità dell'allenatore e le capacità della rosa in generale, la consapevolezza anche che qualche lacuna che inevitabilmente un giocatore come Bremer ti lascia potrà venire colmata dal lavoro. E quindi questo sinceramente mi fa ben sperare, quantomeno a me. Voi ovviamente fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!